Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo di news per quello che riguarda Fortnite. Allora ragazzi, le avete completate tutte le sfide della settimana numero 4 che tra qualche giorno terminerà? Mi raccomando di ricordarvi di completarle nella settimana in cui escono se volete sbloccare tutti gli oggetti dello spaccatutto, mi raccomando ragazzi. Soprattutto ricordatevi sempre che c'è anche la stella segreta, quindi un livello bonus del pass battaglia. Potete trovare tranquillamente il video sul mio canale. Ma oggi ragazzi, per quelli che non sanno aspettare, per quelli che fremono e sfrigolano, abbiamo già le sfide della settimana numero 5 di questo pass battaglia della stagione 4. Cominciamo subito ragazzi con quelle semplici, quelle da 5 stelline sul pass battaglia. Infliggi danni agli avversari con le mitragliette silenziate. Molto easy, dobbiamo fare 500 danni in totale alle mitragliette. Io credo in realtà, mi sembra un po' strano 500, secondo me sarà 1000, perché come abbiamo visto anche in questa settimana dove dovevamo danneggiare con i fucili d'assalto e anche la settimana scorsa dove dovevamo danneggiare con non mi ricordo che cosa, era tutto da 1000. Quindi questa è la prima. Numero 2 ragazzi, cerca dei forzieri nel magazzino Muffito, quindi in quello che è rimasto in realtà degli ex magazzini Muffiti, dove c'è il cratere della meteora o dell'uovo. Vediamo bene, credo sia più un uovo che una meteora, ma lo sapete benissimo anche voi. Quindi 7 forzieri da cercare per ottenere ancora 5 stelline del pass battaglia. Avanziamo ancora, ce n'è una veramente molto molto semplice che ci chiede solamente di utilizzare il jetpack una volta sola. Quindi ragazzi, credo che valga anche se la giochiamo, dovesse esserci ancora la modalità Close Quarters, dove ci sono solo jetpack e fucili a pompa. Prendiamo il jetpack, lo utilizziamo e ci togliamo dai piedi anche la terza missione da 5 stelle. Andiamo a vedere l'ultima, ragazzi, la numero 4, sempre semplice, quindi da 5 stelle, utilizza rocce salterine. Qui, ragazzi, in realtà c'è un po' un dibattito perché ho letto in giro che questa missione potrebbe non essere utilizza rocce salterine, ma potrebbe essere utilizza lo spray in 10 punti diversi della mappa segnati. Ovviamente sulla mappa, un po' come quando c'era da passare in mezzo ai cerchi nel cielo, non so se ve lo ricordate nella stagione scorsa. Quindi nella mappa segneranno probabilmente dei punti e dovremo utilizzare lo spray. Prendete buona o una o l'altra, ragazzi. Cominciamo con quelle tre che conosciamo benissimo, ci diano 10 stelline del pass battaglia, vuol dire un livello ogni volta che ne completiamo una. La prima, ragazzi, segui ovviamente la mappa del tesoro trovata a Boschetto Bisunto. Ci faremo ovviamente il video nel canale, così il prima possibile saprete anche voi dov'è la stellina della mappa del Boschetto Bisunto. Proseguiamo con la penultima sfida, ragazzi: eliminazioni con minigun o mitragliatrice leggera. Ne dobbiamo fare due. Due kill con minigun o mitragliatrice leggera. Ultima sfida, ragazzi, in modalità difficile, quella da 10 stelle, elimina tre avversari ad approdo avventurato. Quella che c'ha la città che c'ha l'alberello rosa, per dire, per farvi capire. Beh, ragazzi, queste erano le 7 sfide. 10 no, dove le hai viste 10? Le 7 sfide della settimana numero 5. Entriamo, ragazzi, in pieno a metà della stagione 4. Sono già volate 5 settimane, ragazzi. Cominciamo ad aprire le orecchie per tutto quello che ci dovremo aspettare nella stagione numero 5. Ovviamente qui sul canale, ragazzi, troverete tutte le informazioni sia per Fortnite che per Fortnite Mobile. Vi ricordo prima di lasciarvi di iscrivervi al canale, perché se arriviamo entro questa sera
a 32.600 iscritti caricherò un video dove dovrete commentare per andare poi domani ad estrarre il vincitore di un buono da 10 euro. Noi ci vediamo presto! Ciao!